Che hai visto la stracciona? Manco tu. Ma che è diventata questa? Quando la cerchi te fai girare mezza Assisi e non si riesce più a trovarla. Chissà dove... A una certa ora si va a sedere su quella salitella. I gusti sono gusti, questa ce le hai in salita. E che ci vuoi fare ai gusti? Stracciona! Guarda un po' che ho, figliola! Guarda un po' che ho! Guardala! Che fame che c'hai, te si vede dall'occhi! Guardala! Mamma mia! Toh, è per te! Mangia! Il pane! L'hai riconosciuto? Quello è il pane. Stai migliorando. Dimmi, stracciona, ti piace il pane? Mi piace sì. Sono contento. Tu non puoi immaginare quanto sono contento. E senti, senti, che altro ti piace oltre il pane? Contiamole ste cose che ti piacciono. Di, di. E poi mi piace... piace il pane. Ammazza che razza di campo di scelta che hai. Cominci dalla crosta, finisci alla mollica e riattacchi con la crosta. È un tutto fra crosta e mollica. Povera scema. Ma perché le sceme sono sceme? Ma che domande sceme che fai? A parlare con una scema in piena notte c'è il rischio che diventi intelligente, guarda un po', perché sono sicuro che la scemenza sta attaccata all'intelligenza. Sono sicuro, ma valla un po' a sfondare la scemenza, quante testate gli devi dare? Se arrivi scemo all'intelligenza, tanto vale che rimani scemo. E stracciona, vieni un po' qua, vieni un po' qua, vieni, vieni, è un momentaccio per me, dopo vai a mangiare sto pane dove ti pare, vieni qua. Senti una cosa, a te ti capita di vederlo mangiare ogni tanto sto figlio mio, ti capita? Ah, ti capita? E che mangia? Non so più niente, almeno sapere quello che mangia sto figlio mio. Più di tutto mangia il pane. Mio figlio, più di tutto mangia. E io che me lo ricordo ragazzo, che si mangiava le faraone farcite, i pasticci parigini. Che razza di cambiamenti che fanno i figli. E tu che sei padre, manco li conosci. Senti un po', cenciosa, guardami un po' un momentino, guardami da cima a fondo, mi stai guardando? Mi stai guardando? Tu a me, dopo che io sarò morto, dove mi manderesti? In paradiso o all'inferno? Aspetta un momentino prima di rispondere, pregiolosa! Ehi, che razza di fuga che ti prende? Pigliate un attimo di respiro prima di dare la risposta. Fra la domanda e la risposta, pigliate un attimo di sosta. Perché dopo tutto sono un buon cristiano, no? Ti ho dato o non ti ho dato il pane? Oh! Te l'ho dato o non te l'ho dato il pane? E rispondi! Fai venire la muffa sull'orecchia a chi aspetta la risposta! Allora, dove mi manderesti? All'inferno! E perché? Perché... con tutte le monete che vi portate appresso, pesate troppo. Ma che vuol dire, scema? Che vuol dire? E se metti caso andate in paradiso e cascate subito giù, tanto vale allora andarci subito giù. Hai capito la matta? Mi vuole fare risparmiare un viaggio. Allora io mi devo preparare che devo andare all'inferno. Tu invece hai il biglietto pronto per il paradiso, no? No, io non vado da nessuna parte. Ah, bene, sono contento, almeno. E sto tanto bene così. Stai attento a te, stai attento a te.
che un giorno o l'altro, come ti incontro per Assisi, ti do una scarica dei cazzotti, che la rintronata si deve sentire fino a Cotola, fino a... come si chiama? Ma che stai a fare? Perché lo butuli sto pane? Chi è sta butulata che gli dai? Non lo mangi? No! E perché? Perché lo porto a lui? Ma che ti stai inventando? Ma che mi stai a dire? Sto pezzo di pane secco lo stai portando a mio figlio? Ma che mi vuoi far credere? Che a mio figlio gli manca il pane? E no, questo non la volevo sentire. E questa non la reggo. Perché? Perché si deve arrivare a questo punto tra padre e figli? Perché? Povero figlio mio, gli manca il pane a mio figlio. Come sarà ridotto? Dio mio, no, Dio mio, no, no, no. Senti, Streccione, senti, vai a dire subito a suo figlio, vacci di corsa, vai a dire subito a suo figlio mio che sì, gli manca pane, io gliene posso mandare quanto ne vuole. A casa mia, lui lo sa, si è sempre sprecato pane, quanto pane si è sprecato in casa mia, vagliela a dire subito, di corsa. No, è più buono il mio. Hai capito, amico mio? È più buono quello che gli porta lei. Il pane di casa stanca, il pane di casa. Dargli il pane bisognava, dargli il pane e basta. Bisognava abituarlo così sin da piccolo. Troppe sfogliature, troppa roba. Questo è stato lo sbaglio dentro casa mia, come in tante altre case, dove si spreca troppa roba per questi figlioli. Troppa abbondanza in certe case, questa è la verità. Questo che vuol dire? Lo vedi quello che vuol dire? Che ti fa impazzire? Che le parole farcite sono pugni? Che i pasticci parigini sono schiaffi, sberle di padre? Che le premure e le accortezze che si hanno per questi figlioli sono schiaffi, catene! Si sentono incatenati dentro casa. E valli a capire, sti figli nostri, valli a capire, sti figli nostri.